tutti amici ed amiche, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video haul, perché dopo il lavoro sono dovuta andare a far benzina e allora ho approfittato perché ho detto beh, vado, visto che di vicino c'è il supermercato, sono andata a comprare due cose per la cena di stasera. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato, perché prima sono andata al supermercato e poi sono andata a fare un po' di shopping. Allora, mi sono presa l'anguria, avevo una fettina così, poi ho preso allora la picagna, due confezioni di picagna da mangiare ai bambini, un vassoietto di coppa perché avevo voglia di mangiare la coppa, magari me la mangio domani, vediamo. Poi mio marito si è preso questa bracciola senza osso, così, vedete, questo qua è da 376 grammi, è enorme, quindi si è preso questa bracciola, lui si mangerà questa. Poi abbiamo preso, vabbè, il pane, ovviamente. Come contorno ho preso questa insalata con le olive nere, che sono 140 grammi. Poi ultimamente sono divento matta per il latte fresco, perché io non l'ho mai comprato, però devo dire che mi sta, da quando l'ho assaggiato onestamente lo bevo molto più volentieri rispetto, io di solito prendevo quello il classico brick a lunga conservazione, in realtà da quando ho assaggiato questo qua fresco ovviamente è tutta un'altra storia, quindi se posso lo prendo magari per il weekend. E poi ho preso allora una confezione di latte fresco. E poi questo qui, che è sempre comunque diciamo latte fresco, però dura più giorni, parzialmente scremato, della Granarolo. E questo qua anche sono curiosa di provarlo per vedere se il sapore resta lo stesso o se comunque varia un po' rispetto al latte fresco. Poi il mio collega mi ha fatto venire voglia di assaggiare questo, questo yogurt con praticamente proteine, ed è al burro d'arachidi e banana. Cioè ragazzi, io il burro d'arachidi lo amo, non lo compro quasi mai perché altrimenti mi faccio fuori il vasetto da sola. E quindi niente, quando mi ha detto c'è questo yogurt della Danone al burro d'arachidi, ho detto che lo voglio assaggiare assolutamente, ed era in offerta perché costa più di su 2 euro e qualcosa, ed era in offerta a 1,09 euro se non ricordo male. Poi in offerta sempre al Bennett c'era la pasta della De Cecco, 1 kg a 1,29 euro, non trovo lo scontrino, comunque 1 kg mi sembra costasse intorno a 1,29 euro, quindi comunque non era male. E allora abbiamo fatto un po' un mix, penne rigate, fusilli e poi tortiglioni, e c'era un massimo però di 7 confezioni a scontrino. E non ne abbiamo presi 7 ovviamente. Poi, sempre in offerta, c'erano le piadelle, queste piadelle classiche del Mulino Bianco, che non sono grosse, però in realtà la confezione è da 5, quindi magari facciamo una un po' io e mio marito e una ai bambini, e a posto così. E ne ho presi 3 pacchi da tenere di scorta. Ah, eccolo qua lo scontrino. Allora, vi dico subito, le piadelle erano scontate da 2,49, c'era lo sconto di 75 centesimi. Poi un pacco da 6 uova, poi per i bambini ho preso e per mio marito ho preso la Nutella, perché ultimamente magari dopo cena un dolcetto si mangia una fetta biscottata con la Nutella. Per Samuele per scuola ho preso questi evidenziatori, diciamo, antiscivolo, sono particolari perché hanno la gommina qui antiscivolo, quindi ultimamente li sta usando e quindi glieli ho presi. Poi mi sono presa per me 2 confezioni di olive nere al forno, poi da tenere in casa magari anche per un lavoro, un'insalatona fresca eccetera, ho preso questo pacco di Simmental, che anche questo era in promozione. E allora costava 7,42 euro originariamente, poi c'era in realtà lo sconto di 2,73 euro, quindi insomma ottimo prezzo, e sono 6 barattolini da 90 grammi. Poi ultima cosa che abbiamo comprato è il Powerade e il Gatorade, che appunto tengo
per Samu, per tennis. Quando va a fare tennis va 2 volte a settimana, quindi diciamo che il caldo inizia a farsi sentire e almeno recupera un po' le energie, perché inizia a sudare parecchio, quindi abbiamo preso un po', abbiamo fatto la scorta. Già abbiamo una bella scorta lì sopra nel frigo, vi faccio già vedere su Instagram che avevamo già fatto una bella scorta. In realtà adesso così ne abbiamo prese ancora. Quindi questo è quello che abbiamo preso di spesa al Bennett. Ah, e poi abbiamo preso, ecco, mi stavo dimenticando, abbiamo preso la passata a 12 bottiglie da 560 grammi di passata Mutti, che praticamente sono costate 65 centesimi l'una ogni bottiglia, perché appunto c'era anche qui lo sconto, erano in promozione. E quindi insomma in totale, compresa appunto la carne, che c'erano già 15 euro di carne, mi ha speso 69 euro e rotti. Vi faccio poi vedere che cosa ho preso di shopping, diciamo, perché in realtà ero andata per cercare un regalino per mia nipote, perché ha fatto gli anni, ma alla fine poi nel corso del tour, diciamo, ho cambiato idea. E però ormai ero dentro al negozio di scarpe, vuoi non fare un giro? No, ovviamente. E quindi ne ho approfittato, ho preso le scarpe per Alessandro, perché in realtà ha delle scarpe che gli hanno regalato anche al compleanno, comunque scarpine nuove, però di proprio leggero 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 non ha nulla, quindi ho trovato della fila queste scarpine. Guardate cosa non sono, ma sono veramente super leggere, con tutta questa suola morbidosissima, vedete? E quindi queste qua riesco a sfruttargliele poi per tutta, anche quest'estate, ho preso il 25, così riesco a sfruttargliele, perché sono veramente carine, molto simpatiche e poi super super leggere proprio, quindi anche comode da portare, e comunque piccolino. Poi per Samuele invece ho preso questa scarpina, anche questa guardate quanto è carina, super, anche questa super leggera, tutta comunque traforata qui, e quindi anche questa per andare a scuola va super bene, anche questa della fila. E queste qua, allora, quelle di Alessandro ho pagate 24,99 e anche queste di Samuele 24,99, quindi guardate che belle che sono, a me piacciono tantissimo. Anche qui sono con lo strappo, così anche per Samu sono super comode da mettersele da solo. E poi ho fatto una pazzia, no, niente di che, però siccome avevo voglia di prendere un paio di ciabatte di questo, diciamo, su questo modello, allora ho visto sempre della fila queste qui, tutte fluo, guardate. Cioè, stranissimo, perché di solito non sono una che prende le cose fluo o comunque molto appariscenti, però sono stramorbide, perché qui sopra praticamente c'è tutto una sorta di cuscinetto e quindi sono insomma proprio carine, fanno simpatiche insomma. E anche queste della fila appunto, e queste le ho pagate 17,99. Ho pensato anche di girare, diciamo, il proseguimento della serata, che appunto è seguita quella mini sessione di shopping, e quindi vi lascio al continuo della routine serale. Comincio quindi a filmare nuovamente dopo cena, mentre lavo i piatti. Avevamo cucinato appunto per cena la carne che avevamo preso poco prima al Bennett, e quindi lavo i piatti, sistemo la cucina e dopodiché mi dedico anche al resto delle faccende, ma ve le faccio vedere dopo.
quindi vi ho fatto vedere la mia serata, diciamo, quello che ho fatto oggi dopo il lavoro, anche con un'eccezione, nel senso che praticamente avevo fatto fuori tutta la spesa e allora ne ho approfittato per andare al Bennett a prendere due cose da mangiare stasera. Vi ho fatto vedere cosa ho comprato e poi, già che c'ero, sono andata appunto a prendere anche ero in cerca in realtà del regalo per la mia nipotina, ma come vi dicevo, alla fine poi ho cambiato in corsa, quindi andrò poi con calma magari o venerdì, sabato, adesso vediamo. E quindi ne ho approfittato però per prendere appunto due cosine anche per noi. Ora poi siamo tornati a casa, ho sistemato appunto la spesa e vi ho girato la prima parte del video, poi abbiamo cenato e ora vi ho fatto vedere, insomma, che ho sistemato un po' la cucina. Adesso sono praticamente le 9:30 e diciamo che penso di andare giusto a programmare la lavatrice e poi però mi rilasso sul divano perché sono veramente stanca, quindi niente, magari mi faccio poi una tisana, tanto ancora fa caldo ma non caldissimo da non riuscire a bere le tisane, e anche se ho scoperto le tisane a freddo che sono buonissime, gli infusi a freddo buonissimi, e quindi anche d'estate c'è sempre il modo di berci la nostra amata tisanina. Quindi adesso vado a attaccare la lavatrice, dopodiché se il bagno è libero ne approfitto per farmi la pulizia del viso, dopodiché mi vengo a rilassare sul divano perché poi a nanna presto che domani si lavora. Quindi come sempre, se questo video vi è piaciuto, io vi invito a mettere un like sotto questo video, magari lasciarmi un commentino per farmi sapere se volete altre routine serali così, e visto che sono sempre varie e imprevedibili. E come sempre vi mando un grossissimo abbraccio, un mega mega bacio, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Comincio la mia skincare con il detergente 3 in 1 di Yves Rocher, che serve anche per fare lo scrub per il viso, e quindi comincio massaggiando appunto questo detergente sul viso e poi lo sciacquo con acqua tiepida e questo guanto che mi era stato regalato da mia cognata ed è veramente morbidissimo e è molto molto comodo per togliere veramente tutti i residui delle varie maschere o appunto dello scrub come in questo caso. Dopodiché tampono il viso con l'asciugamano e procedo all'applicazione del tonico. Io attualmente sto ancora utilizzando questo di Bottega Verde alle mandorle. Dopodiché procedo con l'applicazione dello scrub labbra e sto usando questo burro cacao al kiwi di Sephora. Lascio agire il burro cacao e procedo con l'applicazione della crema, perché nel frattempo mi si è asciugato anche il tonico sulla pelle, e quindi procedo con l'applicazione della crema, e attualmente sto utilizzando questa Skin Active di Garnier. Procedo poi con l'applicazione del gel per borse e occhiaie, sempre di Bottega Verde. Per finire rimuovo il burro cacao scrub con sempre un dischetto di cotone e poi applico il burro cacao alla noce di cocco di Yves Rocher. Termino finalmente la mia giornata con una tisana rilassante e ne approfitto anche per farvi vedere queste spezie che abbiamo utilizzato prima per condire la carne, che abbiamo preso al Bennett, con un po' di peperoncino che danno quel tocco di piccante alla carne che non guasta mai e sono veramente veramente ottime, quindi super consigliate.